Allora, voglio dire con molta franchezza, professore Kieper, che io sarei partito agli ultimi 5 minuti. Abbiamo cominciato a vedere qualche foto, qualche immagine concreta. Vorrei, lo dico ovviamente con affetto, che questo fosse l'ultimo incontro, come dire, metodologico su quello che vogliamo fare. Basta. Il prossimo incontro vorrei che fosse così. Queste sono le 10 opere che cominciamo a realizzare. Punto. Il master plan è un lavoro essenziale che ci è servito a dare un inquadramento generale. Capite che se vogliamo costruire un futuro di sviluppo per il litorale Domizio Flegreo, dobbiamo creare una cornice e decidere quello che vogliamo fare. Io voglio aggiungere agli obiettivi che sono stati enunciati quelli che a mio parere sono gli obiettivi sostanziali. L'ambiente, il patrimonio storico-artistico, tutto quello che diavolo vogliamo noi. Gli obiettivi sostanziali per me sono due. Tutto questo che stiamo facendo hanno un primo obiettivo: dare lavoro a un'intera generazione di giovani del litorale casertano. Lavoro per decine di migliaia di giovani. Secondo, lanciare un messaggio alle imprese. Un messaggio semplice: arricchitevi. Si capisce questa espressione? Arricchitevi, venite, investite, arricchitevi. A due condizioni: rispetto per l'ambiente, altrimenti sarebbe inutile il lavoro che stiamo facendo. L'ambiente deve essere una risorsa da valorizzare, e rispetto per le relazioni sociali. No al lavoro nero, no a piraterie, si può guadagnare, si possono fare i miliardi facendo gli imprenditori e gli investitori seri. Allora vorrei, lo dico soprattutto da vecchio sindaco a sindaci ed amministratori, il messaggio che diamo alle nostre comunità è questo: stiamo lavorando per creare per i prossimi 30 anni lavoro per i nostri giovani. E stiamo lavorando per dare al sistema delle imprese che abbiamo nei nostri territori la possibilità di investire e di guadagnare e quindi di ricreare altre occasioni di lavoro. Perché faccio questa mia premessa? Perché noi abbiamo due grandi ostacoli da superare. Uno è quello burocratico-amministrativo, l'altro è quello che abbiamo in corpo e non confessiamo, e cioè la sfiducia. L'idea che stiamo facendo poesie, l'idea non confessata che alla fine faremo un bel pezzo di carta che rimarrà sulla carta. Va bene? Allora io da vecchio amministratore vi comunico che io sono appassionato delle cose che cambiano e che si vedono. Gli studi a me interessano fino a un certo punto. Non voglio, per l'amor di Dio, banalizzare niente. Noi abbiamo fatto un lavoro, perché vi dico questa cosa e ve la dico cercando di trasmettervi fiducia e speranza. Io ho lavorato da sindaco e, diciamo, sto cercando di portare all'esperienza regionale l'esperienza di sindaco a fare un lavoro di trasformazione urbana della mia città, Salerno. Tanti di voi la conosceranno, era una città tutto sommato banale, diciamola così. Siamo riusciti a fare un programma di trasformazione urbana che è riuscito a portare in città opere di grande architettura contemporanea, parchi pubblici, grandi infrastrutture, dalla metropolitana leggera che non c'era, a un sistema di 20 parchi urbani, alla cittadella giudiziaria che non esisteva, a quella che sarà la più grande piazza sul mare d'Europa che stiamo completando. Ha un sistema di parcheggi, ha un asse stradale che è la Lungo Irno, che attraversa tutta la città, e l'ira di Dio in tempi umani, facendo tutto in variante urbanistica. Perché se vogliamo seguire tutti i peli, fra 10 anni noi stiamo ancora qui a guardarci le fotografie del litorale Domizio. Ma boh, ovviamente. Mettete nel conto che vi prendete qualche avviso di garanzia, ma non fa niente. L'importante è non rubare. Poi non pigliatevi tutto quello che vi dovete pigliare, l'importante è che ci sia la trasformazione urbana. Perché faccio questa premessa brutale?
perché quello che dà fiducia ai cittadini non è il faremo, quello che dà fiducia nel cambiamento è la verifica del cambiamento. Un'opera realizzata, cioè vista realizzata, dà più fiducia e credibilità di 1.000 documenti che mettiamo sulla carta. Chiaro? Allora, lo sforzo che noi dobbiamo fare, avendo avuto una cornice perfino affascinante per le cose che abbiamo visto e che hanno prodotto, ma lo sforzo da fare è di individuare quante sono i progetti sistema, 8 progetti di area, subprogetti. Bene, io vorrei arrivare entro quest'anno a definire per ognuna di queste 8 aree una, 2 opere che finanziamo, progettiamo e rispetto alle quali siamo in grado di dire ai nostri concittadini il cantiere si apre il giorno X e si chiude il giorno Y. Punto. Allora, o siamo in grado di fare questo lavoro, oppure, caro professore, caro assessore Discepolo, noi ci vedremo fra 5 anni con i nostri nipotini in braccio, andremo a fare qualche passeggiata, ci mangeremo la mozzarella di bufala, tutto quello che volete, il maialino nero nella parte alta, ma del master plan non vedremo un accidente di niente. Allora, dobbiamo in primo luogo ritrovare la fiducia, l'entusiasmo. Stiamo parlando di uno dei territori che è stato in tempi lontani al centro della civiltà umana. Questi 70 chilometri di costa non sono soltanto un patrimonio immenso, sono più del litorale dell'Emilia-Romagna. Ricordate l'esempio che vi ho fatto anni fa, questa deve essere la Romagna del Sud. 70 chilometri di fascia costiera con quel retroterra sono una miniera d'oro, ma sono anche un territorio nel quale è cresciuta la civiltà del mondo. In questi 70 chilometri e qualche chilometro in più, da Roma a Cuma, è cresciuta la civiltà dell'Occidente. L'asse dell'Appia è stato l'asse che ha conosciuto una delle civiltà più avanzate al mondo e ancora oggi custodiamo tracce di quella civiltà uniche al mondo. Abbiamo nelle mani questo patrimonio storico. Oggi dobbiamo farlo rivivere in termini moderni. Può essere un'avventura affascinante per un'intera generazione di amministratori. Io vorrei fare un poco prima, per la verità. Mi vorrei dare come tempo di conclusione del master plan 5 anni. Detta questa cosa in Italia è una bestemmia. In 5 anni a volte non arriva una carta neanche dal primo piano al terzo piano delle istituzioni. Siamo ancora un paese nel quale per fare il dragaggio di un porto e per avere il parere ambientale del Ministero dell'Ambiente ci mettiamo 3 anni. A Rotterdam ci mettono 3 settimane. Noi per prelevare il secchiello, quello che hanno i bambini a mano, il secchiello, prelevate con il secchiello la sabbia del fondo del porto. Questa è l'indagine da fare per vedere la classificazione del fondo del pochim. Questo è. In Italia ci vogliono 3 anni. Abbiamo un traffico crocieristico che è bloccato. Ho l'ingresso dei portacontainers dell'ultima generazione, i post-Panamax, quelli che trasportano fino a 30.000 containers. Tius equivalenti, che non entrano nei porti italiani perché hanno un pescaggio superiore a quello dei nostri porti. E per fare il dragaggio, quindi approfondire il fondale, ci mettiamo anni, secoli. In queste condizioni l'Italia è un paese morto. Allora, si stanno determinando alcune condizioni favorevoli in Italia. La prima, si comincia a ragionare sulla essenzialità di un programma di semplificazione burocratica.
A volte parliamo di semplificazione e poi ci mettiamo 300 regolamenti di attuazione della semplificazione. Siamo un paese curioso. Diciamo comunque che c'è una nuova sensibilità sul tema della semplificazione amministrativa. Si è capito che questo è il nodo. Dall'altra parte, noi avremo a disposizione risorse imponenti, 200-300 miliardi. Ma avremo l'obbligo di investire queste risorse in 2 anni. Quindi noi abbiamo oggi la possibilità di spiegare anche al governo nazionale che con questi tempi amministrativi non riusciremo a spendere assolutamente niente. Allora noi dobbiamo darci come Regione Campania l'obiettivo di far decollare in Campania un vero e proprio boom economico. Ho fatto un esempio in questi giorni che riguarda la Baviera. Nel senso che è possibile creare sistemi economici regionali estremamente sviluppati. La Baviera non ha neanche le bellezze che abbiamo noi, è un territorio interno al sud della Germania, avanzato per le tecnologie, per un'agricoltura fortissima, per una qualità delle infrastrutture, dei servizi di civiltà. Noi avremo a disposizione decine di miliardi di euro nei prossimi anni. Dipenderà da noi. Saper far decollare in Campania un vero e proprio boom economico. Questo è l'obiettivo che dobbiamo darci. Ovviamente per realizzare questi obiettivi noi dobbiamo risolvere alcuni nodi pregiudizialmente. Primo, dobbiamo risolvere il problema ambientale. Non possiamo parlare di sviluppo se non ci liberiamo delle coballe. Abbiamo illustrato ieri, avanti, non mi ricordo, qualche giorno fa, il programma definitivo di ripulitura di tutto il territorio campano. Sarà un miracolo, ma ci arriviamo, un anno e mezzo e ci arriviamo. Secondo, dobbiamo avere un sistema di depurazione da paese moderno. Siamo stati a Cuma qualche giorno fa, abbiamo completato il lavoro di ristrutturazione. Cuma può servire 1.200.000 abitanti. Stiamo completando la realizzazione delle reti fognarie su tutta l'area Domizia. Avevamo comuni che sversavano non si sa dove. Stiamo completando la ristrutturazione di 5 depuratori, da Cerra, Cuma, Marcianise, Napoli Nord, cioè stiamo cominciando ad affrontare i nodi strutturali della regione Campania, senza i quali non è pensabile lo sviluppo. Gestione dell'ambiente, delle politiche ambientali. Ciclo dei rifiuti, ciclo delle acque, depurazione. Il master plan ci dà una traccia importante, consideriamolo una specie di preliminare di piano, cioè stabilisce la griglia delle infrastrutture, lo scheletro attorno al quale far crescere i progetti specifici. Queste cose sono già in campo, perché già oggi noi stiamo investendo nell'area casertana centinaia di milioni di euro nelle infrastrutture stradali, nei collegamenti con l'autostrada, nelle infrastrutture ferroviarie. Dal master plan ci vengono alcune suggestioni straordinarie: porti fluviali, navigabilità dei fiumi. Abbiamo i 2 fiumi più importanti, Garigliano Volturno, è una risorsa bellissima. Fare anche un lungo fiume è una cosa straordinaria. Possiamo avere l'esplosione della movida, ma di una movida ambientale, verde, bella, umanizzata. Allora, questi nodi dobbiamo scioglierli. Ne aggiungo due, ovviamente, quello burocratico che riguarda la Regione Campania. Noi avevamo programmato di dedicare il 2020 alla sburocratizzazione radicale e all'assetto urbanistico. Siamo stati ovviamente impegnati, siamo ancora impegnati sull'emergenza epidemia, i tempi sono slittati. Abbiamo voluto cominciare tuttavia a sburocratizzare, abbiamo cominciato a eliminare il 70% delle pratiche da mandare al Genio Civile. Fino a ieri, per fare una cabina sulla spiaggia, bisognava mandare il calcolo dei cementi armati al Genio Civile, cose a manicomio. Togliamo di mezzo tutto. Digitalizziamo tutto, siamo pronti. La documentazione deve arrivare per via informatica.
Un imprenditore privato, un comune, non deve chiedere nessun documento che sia già in possesso della regione. Dobbiamo smantellare tutto. Oggi stiamo portando anche nell'apparato regionale 600 giovani del concorso che abbiamo fatto nella regione Campania per i 10.000 giovani da occupare. I primi 2.500 stanno arrivando sui comuni. Non c'è niente da fare se non hai energie fresche, come la fai la digitalizzazione? Ma potevamo immaginare di digitalizzare con gente che alla mia età, che ha ben... Una volta dicevo, facevo un riferimento fisiologico, mi hanno detto di non farlo più, me lo si prendono colle. Ma sono gente di una certa età, diciamo così, che ha altri problemi che non la digitalizzazione. Cominciamo ad avere ragazzi che sono svegli, che riescono a lavorare con un computer, che danno risposte rapide. Cioè, noi dobbiamo fare una rivoluzione antiburocratica, riqualificare la pubblica amministrazione. È chiaro che un progetto del genere, o hai un'interfaccia amministrativa che corre, non cammina, corre, oppure perdiamo tempo. Abbiamo, me lo ricordava un attimo fa Bruno Di Cepolo, ovviamente una complessità in più. Siamo in un'area compresa in un piano paesaggistico per il quale interviene il Ministero dei Beni Culturali e tutta la catena delle soprintendenze. Allora, questo è un nodo che a mio parere dobbiamo sciogliere anche forzando. Vedevate che stavamo chiacchierando ravvicinati, cioè io vorrei affrontare in questi termini il problema. Nella mia esperienza amministrativa abbiamo fatto opere che hanno sconvolto interi quartieri, tutte in variante urbanistica. Cioè abbiamo approvato il preliminare di piano, abbiamo definito la cornice d'insieme, abbiamo deciso qual è il livello di popolazione che volevamo inserire nella città. Quali dovevano essere le vocazioni produttive, le cose essenziali. Dopodiché, opera per opera, pezzo per pezzo, li abbiamo approvati come opere di interesse pubblico che andavano in variante urbanistica. Per due o tre di questi grandi progetti abbiamo avuto qualche problema. La grande piazza, Piazza della Libertà e Compagnia Bella. Per altri grandi progetti nessun problema. Abbiamo fatto un asse stradale che va dal mare fino a Fratte, qualcuno di voi conoscerà, verso la Valle dell'Irno, attraversa trasversalmente tutta la città. Opera incredibile, progettata da Boigas. L'abbiamo fatta. Allora è possibile se ci diamo strumenti operativi rapidi. Allora che cosa ci impedisce? Una volta approvato il master plan, una volta decisi i vincoli infrastrutturali, una volta inviato il piano paesaggistico a Roma, stabilire insieme che in una conferenza di servizi approviamo un'opera pubblica o privata di interesse pubblico e la facciamo andare avanti in variante urbanistica. Basta! Ministero ai beni culturali, venga nella conferenza dei servizi e esprima il parere. Soprintendenza, esprimiamo il parere. Ma noi dobbiamo procedere così, altrimenti davvero siamo morti. Ma pensate di poter fare questo programma dovendo aspettare un anno il parere della soprintendenza e ritrovarsi magari, come mi sono ritrovato io, su un'opera di grande architettura di Riccardo Bofill, ad avere come prescrizione della soprintendenza l'obbligo di ridurre di 60 centimetri il cornicione dell'edificio. Il progettista, ovviamente, poco mancava che mi mandasse a quel paese, cioè un'opera architettonica non è che te la metti a tagliuzzare, non è che stai facendo il vestito da sposa, tagli, cuci, allarghi, stricci, e che? Cioè ha una sua unitarietà, una sua coerenza. In queste condizioni noi andiamo avanti. Non è che possiamo avere ricorsi contro ricorsi. Un investitore privato che decide di fare un grande complesso alberghiero sul litorale di Domizio, che decide di investire 60 milioni di soldi propri, ma mica può essere costretto a vivere in una condizione di sospensione perché magari il primo comitato per la protezione delle pippe fa ricorsi a non so chi e ti blocca l'investimento e ti fa fallire. Allora qui ci dobbiamo capire bene.
se dobbiamo fare questo lavoro di trasformazione urbana per l'Italia. O ci capiamo sulle procedure amministrative e decidiamo di costruire insieme un paese nel quale la trasformazione urbana non sia un calvario e non sia una cosa sostanzialmente impossibile. Perché in Italia oggi è così, la trasformazione urbana in Italia è impossibile. Per cui anche i nostri ragazzi, per vedere un grande progetto di trasformazione urbana, devono andare a Barcellona, a Berlino, a Parigi, a Londra, a Valencia. In Italia no. Quanti grandi programmi di trasformazione urbana abbiamo realizzato in Italia? Dal dopoguerra, vorrei dire. Si contano sulle dita di una mano. In altri paesi alla trasformazione urbana è legata la crescita di un'identità moderna dei cittadini, oltre che progetti e programmi di economia, di ricchezza che si crea. In Italia siamo nella palude. Allora, e non la faccio più lunga, io mi muoverei così. Prendiamo alcuni progetti emblematici. Alcuni pubblici, alcuni privati. Manderemo, l'abbiamo mandato, mandiamo in questi giorni il piano paesaggistico al Ministero per l'approvazione. Dopodiché, alla ripresa, decidiamo insieme per ognuno di questi subambiti quali sono le opere concrete che vogliamo finanziare con la nuova programmazione europea, avviare la progettazione esecutiva e fare le gare, cominciando a presentare ai nostri concittadini il cronoprogramma. A dire ogni sindaco alla sua città, abbiamo in programma di realizzare questa opera, queste due opere in questi tempi. Questa diventa una sfida. Questo crea entusiasmo, questo coinvolge le giovani generazioni e questo comincia a mettere con i piedi per terra anche il master plan. Altrimenti diventa un sogno bello. Allora, la torre di Mondragone. Beh, dobbiamo decidere che quello deve essere uno dei simboli. La regione si impegna a finanziarlo, ve lo dico stasera. Incominciamo ad immaginare un sistema di illuminazione artistica intorno a questa torre, che diventi un faro moderno che si vede da lontano. Facciamo un piccolo concorso di idee, vediamo come diavolo presenta, ma deve diventare, come dire, la nostra Tour Eiffel. Via, no, non esageriamo, ma insomma. È meno bello, insomma, Ma ci sono sistemi di illuminazione incredibili che possono trasformare un pezzo di pietra in un attrattore turistico. Vi faccio solo questo esempio perché ho ancora il fegato gonfio. Io una decina di anni fa ero stato nominato commissario allora c'era il governo Prodi, per realizzare un termovalorizzatore, niente di meno, nella mia città. Termovalorizzatore per 300.000 tonnellate. Mi era venuta in testa un'idea di trasformare un'opera che poteva essere, come dire, di impatto e anche non accolta bene, in un attrattore turistico. Mi era venuta l'idea di andare a parlare con un vostro collega pazzoide, genialoide, frengheri. Dico, boh, tentiamo di fare una cosa con questo giovanotto. Ci rechiamo niente di meno che a Los Angeles. Andiamo nello studio di frengheri. È uno studio enorme, ovviamente. Cominciamo a parlare di questa opera. Che cosa immaginavo? Immaginavo di fare quel termovalorizzatore come un grande attrattore turistico, un'opera di grande architettura. Come capita a volte a frengheri, non sempre, ma insomma, come capita per il Guggenheim, per la sede della Walt Disney a Los Angeles che abbiamo visitato, cioè cose di grande fascino. Comunque attraenti, aprono discussioni. Ovviamente mi sono bloccato di fronte a due domande che faceva Gehry. Una era una proposta, una una domanda. Alla mia domanda, ma dal punto di vista, diciamo, poi sono sempre americani, a Marcella,
10% dell'importo dell'opera, l'opera a 350 milioni, 35 milioni di euro di parcella. Perché ovviamente ho cominciato ad alzarmi sulla sedia. Io avevo i poteri commissariali e potevo decidere tutto, ma siamo in Italia. Seconda era la richiesta che faceva lui a me. Dice: guardi, io sono disponibile a lavorare, è un territorio bellissimo, la Campania, per l'amor di Dio, ma ho bisogno di una cosa, di avere un solo interlocutore. Devo parlare con una persona e decidere. A questo punto ho detto: professore, io la saluto, ci vediamo un'altra volta. Io purtroppo vivo in Italia, lei sta in California, parlo con una persona, e chi parla? E come gli spiego che deve interloquire la sovrintendenza, l'autorità di bacino, la VIA, la VAS, la Wasserman, la penicillina, la Madonna, che gli dico? Lui aveva letto che avevo i poteri commissariali, ma che poteri commissariali? Bene, la cosa è sfumata perché dopo si è insediato un altro governo di cui faceva parte anche la componente politica di un lanzichenecco che vive a Milano. E hanno dato i poteri commissariali al presidente della provincia di allora, insomma, non si è fatto più niente. Bene, se andate a vedere su Google Copenaghen, impianto di termovalorizzazione di Copenaghen, un maledetto collega loro, che io non sono riuscito a portare, un architetto della giovane generazione, ma un genialoide, B.R. Kingels, ha realizzato il termovalorizzatore a Copenaghen. Ha realizzato la pista da sci sul tetto del termovalorizzatore e la ciminiera che butta fuori i vapori ovviamente delle lavorazioni è diventato un attrattore turistico perché con un gioco di luci i vapori cambiano colori, vengono trasformati. Alla fine il termovalorizzatore è oggi l'attrattore turistico di Copenaghen, assieme alla Sirenetta. Ma oggi vanno lì a visitare. Un esempio piccolo, ovviamente puntuale, ma per dirvi che cosa può essere la trasformazione urbana. Un'opera di grande creatività, di grande fantasia, cioè comunque ti apre un dibattito, ti stimola sensibilità, risponde alle sensibilità dei giovani. È un impianto ambientalmente assolutamente compatibile, tutelato al massimo. Allora, io vorrei che noi imboccassimo in qualche modo la strada di questi paesi civilissimi, nei quali l'economia verde non è una cattiva parola che serve per non fare niente, ma è davvero un modo per trasformare la realtà, umanizzare i territori, migliorare l'ambiente, la qualità dell'aria, dell'acqua. Davvero all'economia verde corrispondono posti di lavoro, investimenti. Non ideologismi inutili. Bene, questo master plan può essere davvero un esempio italiano di trasformazione urbana, che crea lavoro, che crea imprenditorialità moderna. Provate a immaginare un sistema di mobilità che noi finanziamo completamente, la banda larga che arriva lì, e cominciate a immaginare pezzo per pezzo i primi segni di trasformazione urbana. Un'opera per ognuno dei sottosistemi. Io credo che a questo punto davvero noi cominciamo a vincere questa sfida. Allora vorrei che ci incontrassimo la prossima volta, avendo deciso insieme con i progettisti del Master Plan, ma soprattutto insieme con i sindaci, quali sono le opere concrete che dobbiamo finanziare. Io voglio sapere se Dio vorrà, e sicuramente vorrà, a fine anno. Quali opere dobbiamo finanziare con i fondi europei? Allora, una l'abbiamo già aggiudicata e a Mondragone lo facciamo anche come atto di rispetto per i nostri concittadini di Mondragone. Vedrete che quello può diventare un attrattore turistico, un faro moderno che si vede da lontano dal mare. Mi interesserebbe molto qualcosa sul fiume, qualcosa sui laghi. Abbiamo degli ambienti meravigliosi, meravigliosi, unici al mondo. Una passeggiata, un lungo fiume, una pista intorno a un lago, abbiamo Lago Patria, ma guarda, delle bellezze
Basta però che decidiamo una, due, tre, quattro cose. Le portiamo sul tavolo, decidiamo una per microsistema, la regione si impegna a finanziarle. Però, santo Dio, vorrei che poi fra un anno e mezzo andassimo a inaugurare quell'opera. Allora la cosa diventa seria. Bene, io mi fermo qui, vi ringrazio ovviamente per l'attenzione, per la pazienza, è un periodo delicato. Buon lavoro e auguri a tutti.